Sono in camerino niente un po' di meno che il duca Filippo Maria Visconti, cattivissimo, Mattia Olivieri che, molto cattivo. Che ha cantato splendidamente, c'era stato un annuncio prima dello spettacolo ma non ce n'era bisogno, ha cantato splendidamente. Alle volte capita di svegliarsi senza voce e poi dopo poco poco la voce va su. Ma lo dicevo poi nei miei video precedenti, credo che questa sia la scena più lunga per voce baritonale che Bellini abbia concesso al baritono nella sua produzione. Sì, assolutamente. Un misto fra delirio, rimorso. Sì, sì. Tra il grande recitativo che c'è, più l'aria, doppia cavaletta, insomma, è tanta roba. Tanta roba, sì. E come sta vocalmente, come stato ad affrontare questo personaggio, Mattia? Devo dire che all'inizio è stato un po' complicato perché la scrittura di Bellini non è simil Donizetti verdiana, c'è qualcosa di diverso, comunque soprattutto in alcuni nei concertati la trovo un po' bassa, come registro nei concertati è un po' bassa, però poco a poco, diciamo, mettendola in voce mi sto anche innamorando di quest'opera, devo dire la verità, sì. Perché mi sta piacendo tanto. Ma è bello fare il cattivo? È bello, sì, è bello. Ogni tanto è bello. Almeno non lo sono nella vita. No, almeno vita, almeno sulla essere, scena. Esatto. Allora, recentemente Vespri Siciliani a Napoli, prossimamente Pagliacci e Don Pasquale alla Scala. Adesso questo, ma in quale repertorio ti nuoti meglio? Quale ti piace di più? Beh, il problema è che farei torto a tanti, cioè nel senso io amo sia Rossini, amo Mozart, amo un po' tutto. Diciamo che adesso ultimamente trovo molta comodità e facilità appunto nel bel canto, sì. Dove si può legare, cercare di trovare questo modo di cantare che non è soltanto testo ma è appunto anche queste frasi grandi, lunghe, legate, eccetera, eccetera. Mi sto trovando benissimo appunto con Donizetti e Verdi, anche devo dire la verità che non me l'aspettavo, ma mi sto trovando veramente bene. E adesso non so che i cantanti non vogliono mai anticipare nulla, ma... Che non si può! Perché non si può! Qualche punto nuovo all'orizzonte, non si può! Sì, posso dire magari i titoli? Sì, sì, certo, mica dove! Posso dire i titoli, ce ne sono... 3 o 4, diciamo, nuovi, sì. Diciamo verso l'autunno. Sì. Sicuramente c'è i Carmina Burana, sì. Che non ho mai cantato. La mia prima Traviata. E Puritani. E il quarto l'ho dimenticato. Adesso devo far mente locale. Comunque sono 4. La Manon. Masné. La Manon di Masné. La Traviata. Qui c'è un finale inedito in questa Traviata, perché alla fine, concedetemi una battuta, per favore. Ho già capito. Violetta non scappa con Alfredo, scappa con Papà Germont. Arrivederci. A voi di TV2 Opere, alla prossima. Mattia Arrivederci. Olivieri, bravissimo.